Dunque, vediamo un esempio di circuito in cui studiamo il comportamento in tre regioni di frequenza differenti. Prendiamo una situazione di questo tipo, guardate. È un circuito di principio, però diciamo serve al nostro obiettivo. Immaginiamo di avere una situazione del genere, cioè questo è un amplificatore. Questo è carico. E poi immaginiamo ci sia anche un condensatore. Ingresso e uscita. Ok, per essere chiari, questo qua scrivo che circonda in giallo è il circuito equivalente di un amplificatore, no? Dove c'è la resistenza d'ingresso e in uscita c'è l'equivalente di Norton. E poi il resto invece è quello più noi conosciamo, il carico RL, quindi vuole l'attenzione sul carico, VSRS è il generatore d'ingresso e queste tre sono tre capacità. Ecco, che ruolo hanno queste capacità? Vi potete immaginare più o meno a che cosa servono, no? Io CS e CL le posso riconoscere come capacità di accoppiamento. Si vede, no? In pratica quando CS è un corto, il generatore ingresso è attaccato all'ingresso dell'amplificatore, quando CL è un corto, il carico è attaccato all'uscita dell'amplificatore. Questo si riconosce, no? Quindi io posso scriverlo, CS e CL sono capacità di accoppiamento, nel senso che il loro ruolo è quello di accoppiare il generatore d'ingresso all'amplificatore, il carico all'amplificatore di accoppiamento. E poi questo CH in realtà a che cosa serve? Vedete bene la situazione, no? Quando CH è un corto, ok? L'uscita viene cortocircuitata con l'ingresso, quindi l'amplificatore non amplifica più niente in pratica. Quindi CH è una capacità che varrà, cioè che entrerà in gioco ad alta frequenza. Va bene, perché ad alta perché a centrobanda e non importa che sia isolato l'uscita con l'ingresso, quindi la capacità sia un circuito aperto, quando sono un'alta frequenza, che a quel punto l'amplificazione andrà a scendere, mi va bene che l'uscita venga cortocircuitata con l'ingresso. D'accordo? Per questo è abbastanza evidente che CH interviene in alte frequenze. Può essere la capacità che fissa il limite superiore di banda, no? Che è una cosa importante, oppure può essere una capacità indesiderata che mi trovo nel circuito. Okay? Però io lo capisco anche se non ho fatto uno studio in frequenze. Io lo capisco che quella capacità, se ha un senso, interviene in altre frequenze, perché quando interviene l'amplificazione va a 1, cioè l'uscita si cortocircuita con l'ingresso. Ok? Oh, questa è un'analisi che nessuno mi garantisce sia vera. Ora, a parte il fatto che questo è un esercizio, quindi facciamo insieme, insomma, una volta che analizzo un circuito in questo modo, è un'ipotesi che faccio, quindi io lo devo scrivere molto chiaramente, questa è un'ipotesi che sto facendo, che ha centrobanda, CS e
ECL siano un cortocircuito e CH sia un circuito aperto. Va bene? Quindi, diciamo, il ragionamento su cui baso questa ipotesi ve l'ho detto prima, però ripeto, è ancora un'ipotesi, lo posso verificare soltanto quando ho fatto i calcoli. E tenete presente che è un'ipotesi che si verifica proprio numericamente. Cioè, io adesso non ho nessuna garanzia che sia vera l'ipotesi che ho fatto, perché non ho neanche numeri, non avevo parlato neanche. Chiaro che dipende tutto dai numeri, no? Se quelle capacità di accoppiamento siano un corto alla frequenza del segnale. Una cosa dipende dal fatto da quanto valgono quelle capacità, ancora non l'ho detto. Lo stesso vale per CH. Però io sto dicendo, se logicamente questo amplificatore funziona da amplificatore con un centroband, eccetera, più o meno dovrà essere così. Okay? È tutto un ragionamento di plausibilità. Okay? Va bene. Quindi immaginiamo che ora non voglio fare i conti con i numeri, voglio fare un conto per il momento senza numeri. Immaginiamo che questa sia un'ipotesi, ora come procediamo? Beh, come abbiamo detto, studiamo prima a centrobanda, poi in bassa frequenza, poi in alta frequenza. A centrobanda, giro pagina, dunque. Disegno di nuovo l'amplificatore. Stavolta considerando quindi le capacità di accoppiamento un corto, quindi qui c'è direttamente RI, qui c'è GMVI. Qui c'è RO. Qui c'è RL. Ok, questo circuito, insomma, tante volte l'ho già visto. In pratica cosa devo fare? VI è uguale a VS per questo partitore di tensione. Quando ho VI ho la corrente, quindi VU sarà uguale a meno Gm per Vi per il parallelo delle due resistenze. E quindi posso calcolare l'amplificazione a centrobanda V su Vs, cioè Vi lo prendo da qua, lo sostituisco di là e quindi mi viene meno Ri diviso Ri più Rs, che moltiplica Gm RO parallelo RL. Ok. E questo lo teniamo da parte. Adesso vediamo bassa frequenza. Circuito in bassa frequenza come è fatto? È fatto così. Ho VS RS, bassa frequenza, devo considerare le capacità CS e CL, ma devo presenti nel circuito, e invece devo considerare CH, un circuito aperto. Una cosa molto semplice, io per semplificare ancora posso far così, guardate, posso sostituire
Vabbè, rifaccio tutto il disegno. Qui mi viene meglio sostituire l'equivalente di Norton, GMVRO, con Thevenin, cioè GMRO per VI, il prodotto dei due e la resistenza RO in serie. CLRL, così ho due maglie. Allora, è praticamente uguale a prima, l'unica cosa è che stavolta devo considerare la presenza e le capacità. Quindi qui ho VS per questo partitore di tensione, che è RI, che moltiplica RI più RS più 1 su CS per S, ok? E di qua invece avrò V con U uguale a GM RO per VI col segno meno per di nuovo un altro rapporto di partizione. A questo punto posso scrivere la funzione di trasferimento in bassa frequenza come V su Vs in queste circostanze e quindi di nuovo prendo questo, lo sostituisco di qua e scrivo. Ora per comodità direi che mi conviene anche nel fare questa operazione moltiplicare tutto per CSS e per CLS in modo da ridurre il numero di piani di frazione, no? Quindi mi viene qua in pratica meno GM RO che moltiplica questa roba qua. RI CS e al denominatore avrò RI più RS per CSS più 1. Ok, questo è il primo pezzo e poi ho quest'altra frazione che mi dà un RL CLS e diviso RL più RO per CLS più 1. Ok, approfittiamone per fare un minimo di analisi, no? Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo una funzione di trasferimento con due poli e due zeri. Ok, quindi abbiamo una funzione di trasferimento con due poli. I due poli, se li vedete, sono reali negativi e due zeri nell'origine. D'accordo. Quali sono i due poli? Chiaramente ciascun, voi sapete, se non ci sono maglie improprie, no? Ciascuna in una rete con resistenza e capacità, ciascuna capacità porta un polo. Si dice, no? C'è un numero di poli pari al numero di capacità. E si vede abbastanza bene, c'è un polo dovuto a CS, che è questo qua. Un polo è dovuto a CL ed è questo qua. Va bene? Poi ci sono due zeri nell'origine e sono dovuti di nuovo a CLCS. Allora, questo io che c'erano, che ci fossero due poli, lo potevo dire in anticipo guardando le due capacità. Anche che ci fossero due zeri nell'origine, lo potevo dire in anticipo guardando le due capacità. Perché questo? Guardiamo un attimo il circuito. Quando è che c'è uno zero nell'origine? Uno zero nell'origine c'è se quando una capacità diventa un cortocircuito, la funzione di trasferimento va a zero. Quello è il significato di zero nell'origine. Ok? E vedete bene qui che... no, ho sbagliato io, scusate, no, volevo... mi correggo. Quando una capacità diventa un circuito aperto, la funzione di trasferimento diventa zero. Quello è il significato, come dire, circuitale di zero nell'origine. Qui lo vedete, se CS lo sostituisco con un circuito aperto, la VI va a 0 e l'uscita è 0, quindi la funzione di trasferimento fa 0.
Quindi questo vuol dire che CS porta uno 0 nell'origine. Se CL è un circuito aperto, è chiaro che l'uscita va a 0 perché non passa corrente nel RL. Quindi anche RL è responsabile di un altro 0 nell'origine. Ok? Questi sono i due 0 nell'origine. Non c'ho bisogno di fare il conto. Lo vedo dal circuito. Per forza così, uno zero origine che cosa vuol dire? Che quando S va a 0 la funzione di trasferimento va a 0, no? Ed è in generale un... Quindi tutte le volte che il segnale passa per andare dall'ingresso all'uscita, passa tutto attraverso una capacità, quando quella capacità diventa il circuito aperto il segnale non passa più, la funzione di trasferimento diventa 0. Quindi in tutti quei casi ho uno zero nell'origine. Per quanto riguarda la presenza dei, cioè il valore dei poli. Ora io, vedete, i poli sono tutti e due reali negativi, si vede bene, no? Cioè c'è un polo e il valore di S che annulla il primo binomio, l'altro polo è il valore di S che annulla il secondo binomio, ok? Questo si vede bene. Anche il valore dei poli in questo caso si capiva abbastanza bene, perché guardate là, la capacità CS cosa vede? Se io calcolo la resistenza vista dalla capacità CS, io vedo semplicemente, quando tutto il resto è spento, RS più RI, che se ci fate caso è proprio il termine che moltiplica CS al denominatore. Ok? Quando invece, se guardate la maglia d'uscita, guardate CL, quando spengo tutto, CL che cos'è che vede? Vede la serie di RO e RL, che è proprio il termine che moltiplica RO più RL al denominatore. Questo non è un discorso casuale, non è una coincidenza. Vi faccio vedere che non è una coincidenza. Apriamo una piccola. Scriviamo il valore dei poli un attimo prima, poi vi faccio vedere perché viene quel valore là. S più 1 è il polo che annulla questo, quindi meno 1 su CS per RI più RS. Meno 1 diviso CS che moltiplica RI più RS. SP2 è uguale a meno 1 diviso CL che moltiplica RO più RL. D'accordo? In generale vale questa regola. Se una capacità vede una capacità quando i generatori sono generatori indipendenti. Ops. Indipendenti. Sono spenti. Ok? Una resistenza RV, quando si capisce già C, diciamo, quando i generatori indipendenti sono spenti, vede una resistenza RV e non vede altre capacità che allora da origine a un polo SP uguale a meno 1 su CRV. Allora, vi faccio una dimostrazione della cosa.
Molto semplice. Ma voi sapete, dovete considerare questa cosa, che i poli di un sistema lineare sono proprietà del sistema, non sono funzione di dove poi metto l'ingresso e di dove metto l'uscita. D'accordo? Quindi io per comodità posso calcolare i poli nella funzione di trasferimento che preferisco. Tanto poi quei poli appaiono in tutte le funzioni di trasferimento. Mi metto in una condizione più comoda per fare il calcolo. Ok? Allora, immaginate che questo sia CS, in un circuito complicatissimo. A me non importa come è fatto il circuito, tutto il resto del circuito. Tiro come, immaginate, io tirassi fuori la capacità e tutto il resto del circuito lo vedessi dentro una nuvola. Ok? Non mi importa cosa c'è qui dentro. Ok? Mi importa soltanto di aver tirato fuori la capacità che mi interessa. Va bene? Allora io dico, beh, adesso vediamo quella capacità a che polo dà origine. Per vedere a che polo dà origine quella capacità, prendo l'uscita sulla capacità e poi dico, vabbè ragazzi, allora io applico Thevenin a questi due nodi. Se applico Thevenin a quei due nodi, io immaginiamo che mi viene fuori una resistenza, quindi vedo. Non vedo altre capacità, vedo un'impedenza totalmente resistiva e poi mi verrà qui una tensione equivalente di Thevenin, giusto? Quindi ho un circuito fatto così, se prendo l'uscita sulla capacità. Va bene? Quindi questo qui applico il teorema di Thevenin. Questo chiaramente vale se l'impedenza di Thevenin è una resistenza. A questo punto la funzione di trasferimento è facile da calcolare, no? La funzione di trasferimento è VC rispetto, prendiamo come ingresso questa qui, la tensione di Thevenin, tanto di nuovo posso scegliere quello che voglio, ho semplicemente una partizione di tensione. Aspetta, ho sbagliato. Devo fare 1 su CS, l'impedenza della capacità, diviso 1 su CS, 1 su CS più 1 su CS più RV. Quindi se moltiplico per RV viene 1, no, moltiplico tutto per CS, viene 1 diviso 1 più RV CS. Vedete? Quindi il polo è uguale a meno 1 su CRV, come vi dimostravo, come vi avevo detto, no? Questa dimostrazione è semplicissima. Quindi io so a questo punto che quella capacità mi dà quel polo che è pari a 1 diviso la capacità per la resistenza vista. E questa situazione qui ce l'ho due volte. Quel polo sarà presente in tutte le funzioni di trasferimento, no? Quindi in questa situazione ce l'ho due volte in questo caso. Ce l'ho sia per la capacità CS, sia per la capacità CL. Ok? Vabbè, l'altra cosa che volevo farvi notare è che e vi ricordate, vi avevo anticipato che il limite, me lo scrivo qua, il limite per la funzione di trasferimento a bassa frequenza per S che tende a infinito è la funzione di trasferimento a centrobanda. Va bene? Questo ve l'avevo detto la volta precedente e in effetti è quello che si vede abbastanza chiaramente guardando l'espressione. Se faccio S che tende a infinito, chiaramente al denominatore l'1 si semplifica da una parte e dall'altra, quindi
ho un S quadro al numeratore, un S quadro al denominatore, cioè non si semplifica, l'1 è trascurabile se S tende all'infinito, no? Quindi poi ho un S quadro al numeratore, un S quadro al denominatore, d'accordo, e che si semplifica, CSCL si semplifica con CSCL, cos'è che mi rimane qua? Mi rimane GM, mi rimane RI diviso RI più RS per meno GM. RO per RL diviso RO più RL, che se ci fate caso era esattamente questa espressione. Ok? Quindi ovviamente vale la condizione che dicevamo prima. Abbiamo a questo punto calcolato come è fatta la funzione di trasferimento a bassa frequenza.